Buonasera a tutti, inauguriamo questo talk. Ho piacere di condurre questa oretta in cui ci racconteremo di sostenibilità, di salute, di connessione tra le persone. Passerei direttamente la parola a Salvatore Amaduzzi, delegato del Rettore alla Sostenibilità dell'Università degli Studi di Udine. Salvatore si interessa di sostenibilità e anche rappresentante all'interno della RUS, Rete delle Università Sostenibili, che conta 90 aderenti. Una domanda mi obbliga, Salvatore. Allora, Salvatore, durante la nostra chiacchierata, per diciamo così capire bene quali potevano essere i contenuti di questo talk, mi ha raccontato un sacco di cose belle che fa l'Università di Udine per la salute, la connessione, la sostenibilità dei 25.000, diciamo così, addetti tra professori e altri studenti in una realtà che conta 100.000 abitanti. Quindi, Salvatore, a te. Grazie. Eccoci, buonasera. Cercherò di sintetizzare velocemente i progetti e l'organizzazione di quello che chiamiamo UniUd Sostenibile, che è un team all'interno dell'Università di Udine che si occupa di sostenibilità. Prima di tutto, come diceva correttamente, noi facciamo parte della RUS. Che cosa vuol dire far parte della RUS? Vuol dire che la RUS è organizzata per gruppi di lavoro a livello nazionale, quindi gruppo di lavoro mobilità sostenibile, gruppo di lavoro energia, gruppo di lavoro cambiamenti climatici, che abbiamo mappato all'interno della nostra università. Quindi nella nostra università ci sono gli stessi gruppi di lavoro che ascoltano quello che viene fatto a livello nazionale, cercano di riportare all'interno dell'università i vari progetti, viceversa i progetti che facciamo noi li riportiamo a livello nazionale. Allora vi racconto adesso i progetti più significativi. I progetti più significativi sono: da 4-5 anni stiamo gestendo il portale del riuso. Quindi tutto il materiale che viene dismesso dall'università una volta finiva in discarica: sedie, tavoli, computer, display, tastiere. Abbiamo sviluppato una piattaforma e un'organizzazione amministrativa, che è stata la cosa più complicata, per far sì che ogni volta che in un dipartimento, un laboratorio, una qualsiasi struttura dell'università dismette del materiale, questo viene preso in carico da un gruppo di persone volontarie dell'università che lo sistemano, lo formattano, lo puliscono, vitano quello che c'è da vitare. E abbiamo mandato una comunicazione a tutte le onlus e a tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia, che il 30% di questi si sono iscritti al portale, e man mano che pubblichiamo del materiale questo viene prenotato e ritirato. Questa è stata un'esperienza che sta funzionando benissimo. L'abbiamo riportata a livello nazionale. L'Università di Siena e l'Università di Parma hanno fatto proprio il nostro portale, e adesso siamo in trattativa. La Regione Friuli Venezia Giulia, per il proprio materiale, sta aderendo alla stessa iniziativa. La seconda esperienza importante per noi in questo momento è stata firmata 6 mesi fa ed è il casa lavoro in bicicletta. Cioè, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è far cercare di ridurre le auto che arrivano all'università. Ne parleremo di numeri più tardi. E la Regione finanzia un progetto triennale con degli investimenti significativi. Il primo anno infrastrutture in tutte le sedi dell'università, quindi rastrelliere, carica bici elettriche, colonnine con gli attrezzi per sistemare le bici. Secondo anno incentivo ai dipendenti che verranno in bicicletta, sviluppo di un'app per mappare queste cose. Sperimenteremo delle tecnologie nuove per far sì che uno viene volentieri e sa che non gli ruberanno la bicicletta. E terzo anno finanzierà i comuni limitrofi alle sedi dell'università per migliorare le piste ciclabili verso l'università. Quindi è un investimento importante. La regione Friuli Venezia Giulia userà questa sperimentazione per poi riportarla alle ASL, alle altre università della regione, alle grosse imprese che ci sono in regione, Fincantieri, Danieli e compagnia varia. Ultima, ce n'è tanti, però ve ne racconto ancora una. Noi stiamo lavorando, diciamo, con gli studenti per stimolarli ad essere proattivi. Devo dire che quando sono diventato delegato del rettore mi aspettavo di essere ucciso, massacrato da mail di studenti che non funziona questo, le luci accese, i rifiuti, i cassonetti.
pochissimo, cioè le iniziative vengono da noi. Quindi una delle attività che stiamo facendo è proprio quella di coinvolgere gli studenti, c'è una struttura adesso, proprio un'associazione di studenti che lavora con noi su queste attività e che finalmente iniziano ad essere propositive. Quindi diciamo che Unius Sostenibile sta funzionando. Ottimo, tieni presente che io ho fatto ingegneria a Roma, ormai tanti anni fa, però a un certo punto c'erano al terzo piano dei tavoli da architetto che io mi volevo portare via, perché erano buttati lì e non c'è stato verso. Non c'è stato verso per portare via quei tavoli. Tecnigrafi, abbiamo distribuito una valanga di tecnigrafi, da noi c'è la facoltà di medicina, per cui i letti per i trattamenti, quelli da fisioterapisti, sono andati a ruba. Cioè, man mano che pubblichiamo sparisce. Ottimo, qualsiasi ottimo tipo di materiale. Splendido, grazie, grazie mille, grazie. Tommaso Cecchini, Executive Vice President Divisione Ricerca e Sviluppo, SICE Telecomunicazioni. Allora, con Tommaso abbiamo affrontato, adesso poi ve lo racconterà, una cosa che tutti quanti abbiamo davanti agli occhi, ma delle quali non conosciamo bene, almeno io non conoscevo bene il funzionamento. Quindi Tommaso si occupa di ricerca e sviluppo, delle infrastrutture di supporto al movimento, con aspetti di sicurezza, intelligenza artificiale e big data. Oggi siamo qui a parlare di un progetto, chiamiamolo un progetto, che è lo Smart Road. Ce ne puoi parlare, Tommaso? Che cos'è lo Smart Road? Adesso poi faremo una indagine, chi lo conosceva, perché dopo che ci ha detto Tommaso lo conoscevate tutti, però prima forse pochi. Saranno senz'altro confusi dopo. No, Giuseppe, ti ringrazio appunto per la domanda appunto che un po' tutti si fanno, no? Sì. Perché sì, c'è la mia azienda, in realtà diciamo che dagli anni 80 fa tecnologia e quindi diciamo si occupa un po' di tracking di veicoli, quindi sia aerei che marittimi che terrestri in ambito internazionale. E ha voluto credere nelle Smart Road circa dal 2018, e quindi non voglio usare tecnicismi proprio perché è una tecnologia che deve essere per tutti. E come me l'ha raccontato a me? Semplice, semplice. Esatto, sono quei, diciamo, i pali tecnologici che si vedono. Noi abbiamo fatto la prima Smart Road in Europa, che è la Milano-Cortina, la I-45, ci sono anche zona Fiumicino, che contengono telecamere e altri oggetti, ma soprattutto contengono il cuore della Smart Road, che sostanzialmente è dà la possibilità di scambiare dati fra la strada, l'infrastruttura stradale e i veicoli, ma in realtà in senso lato, cioè veicoli che vanno dall'auto alla bici, al monopattino, quindi coprono anche tutta la micromobilità, e addirittura indossabili, cioè si crea una rete di scambio dati tra tutto quello che c'è sulla strada, dai pedoni in poi, fino proprio anche alla struttura stradale stessa e quindi anche al gestore stradale, no? Per uno scambio di informazioni, perché ascoltando, no, anche i panel di stamani, ne abbiamo parlato un po' a pranzo, al tavolo tematico, la risposta un po' che manca alla fine è proprio quella relativa ai dati. I dati, senza chiaramente parlare di privacy piuttosto che profilazione per marketing, in questo caso sono proprio dati utili appunto a quelli che sono i driver attuali, alla sicurezza e alla sostenibilità. Quindi con i dati si risolvono tanti dei problemi di cui abbiamo parlato in questa giornata, no? Dai biglietti multioperatore all'efficientamento delle percorrenze, cioè si parla, che ne so, di piani di mobilità. I piani di mobilità devono essere fatti sulla base poi di dati, di statistiche, non basta, no? Come dicevano, cambiare il mezzo, cioè tutta una serie di investimenti al contorno. Noi stiamo creando questa infrastruttura che ad oggi quindi consente a tutti di beneficiare di qualsiasi sensore, qualsiasi oggetto tecnologico faccia parte di una qualsiasi macchina, bicicletta o monopattino sulla strada. L'esempio più concreto è quello della macchina che si ferma dietro la curva
La prima auto che fa la frenata di emergenza. Questo era stato molto interessante, questo dato. Sì. Fa la frenata di emergenza, avverte prima di tutti l'operatore stradale, che quindi sa immediatamente che c'è una macchina ferma dietro la curva, non serve che qualcuno a scopi chiami le forze dell'ordine piuttosto che direttamente l'operatore. Poi, in tempo reale, sempre, tutte le altre macchine in una zona interessata vengono avvertite che c'è un ostacolo dietro la curva, quindi a livello di prevenzione. E quindi appunto parlavamo del discorso della sicurezza anche a livello, che ne so, ambulanza. L'ambulanza parla con il semaforo, per cui avverte tutte le macchine che sta passando di lì, la gente si può spostare e il semaforo diventa verde. C'è tutta una serie di cose che sono un driver grosso a certo, livello sia di certo. Investimenti PNRR, ma anche quindi per esempio a fini assicurativi. Aumentiamo la sicurezza, un sacco di attori hanno interesse a investirci in una tecnologia del genere. Assolutamente, diciamo che soprattutto adesso sull'esempio dell'ambulanza che tu hai fatto non è tanto il semaforo che hai davanti, ma sono i semafori successivi certo. Che possono essere liberati, quindi velocizzando i flussi e tutto. Le merci pericolose, ci sono infinite applicazioni, soprattutto però ripeto, a livello di infrastruttura smart city, quindi questo va insieme a gli incroci intelligenti, i semafori intelligenti, gli attraversamenti intelligenti, quindi diciamo creare una rete vera di dati per la prevenzione e per anche quindi l'indirizzamento di grossi flussi di traffico, per quindi abbattere l'inquinamento, efficientare i mezzi, qualsiasi cosa, che sono i veri driver, anche perché se no, come ti dicevo, al momento uno potrebbe dire la smart road è l'infrastruttura che serve poi per la guida autonoma, ma questa è una prospettiva estremamente futura, mentre invece bisogna spostare, no, secondo me, l'idea dalla visione futura a quello che possiamo fare oggi. Ottimo, quindi mi sembra di aver capito che poi l'infrastruttura sono quei pali neri sulla Roma Fiumicino con le in realtà questa è colorati in cima, che diciamo, tutti si domandano che cosa sarà. Esatto, questo perché si è deciso di partire dalle strade extraurbane, sì, sì, che sì. Sono una via di mezzo fra l'autostrada e l'urbano. Il grosso vantaggio è nell'urbano e sono oggetti, è un'elettronica molto piccola che può stare. Attualmente stiamo pensando di integrarla per esempio nei lampioni con i LED, col fotovoltaico, perché sono oggetti molto piccoli, possono andare nei cassonetti, possono andare ovunque sostanzialmente. Il palo è perché il palo tecnologico contiene anche tutta certo, una serie di certo. Altri dispositivi. Bene, grazie mille. Andrea Gallo, editore, fasi.eu. Conosco Andrea da tanto tempo, abbiamo lavorato insieme su alcuni progetti. Per cui sarò un po' di parte, diciamo, nella presentazione di Andrea, scherzo. Quello che però mi interesserebbe oggi che Andrea approfondisse è il tema delle call europee relativamente alla urban transition, che è uno dei temi di cui si occupa non solo come consulente ma anche come editore. Grazie Andrea. Grazie Giuseppe. Sì, Fasi si occupa di fare informazione su tutto il mondo dei finanziamenti europei, nazionali e regionali, sulle gare che anche derivano da queste politiche. Il PNRR tutti lo conoscete, sapete che cosa comporta, lo facciamo da tanti anni, oltre a fare informazione facciamo anche quella che io chiamo intelligence, cioè cerchiamo di darvi in anticipo le cosiddette dritte da cui poi partiranno i bandi, perché quando escono i bandi, se non siete già preparati con un buon progetto, un buon partenariato, difficilmente riuscite poi ad aggiudicarvi i fondi. Per quello che riguarda il tema di oggi, la sostenibilità urbana, la transizione urbana, l'Unione Europea da tanti anni segue questo tema e ci sono diversi programmi, si chiamano così, che sostengono questa transizione. Io ve ne cito qualcuno brevemente, poi chi vuole approfondire ovviamente mi può contattare. Urbact è uno degli storici, finanzia diverse cose, io qua vi nomino solamente il discorso di elaborare nuove prassi o di far conoscere best practices ad altri, in altri ambiti, in altri contesti, perché anche il trasferimento di queste best practices è una cosa che l'Unione Europea vuole stimolare e vuole promuovere. Finanzia anche che cosa? La progettazione delle strategie.
Quando parliamo di transizione urbana, avere una buona capacità progettuale è importantissimo. Oltre a Urbact, io vi cito l'iniziativa europea urbana, che ha pure più fondi rispetto a Urbact, perché parliamo di circa 450 milioni di euro, e anche qui diciamo ci stanno delle sovrapposizioni sulle cose che si possono finanziare. Però il mio consiglio è di cercare di sfruttare questi strumenti in maniera sinergica e anche di lavorarci con un'ottica di medio e di lungo termine. L'altro che vi posso nominare, anche perché c'è una call aperta in questo momento, è una call peraltro che vale su Horizon, nel senso Horizon è probabilmente il principale programma per la ricerca e l'innovazione in Europa, tutti lo conoscono. Nell'ambito di Horizon ci stanno delle partnership transeuropee, qua stiamo parlando della Driving Urban Transition, quindi è veramente molto pertinente al tema di oggi. Questa call, che si chiude per quanto riguarda le pre-proposte a metà novembre e poi per i progetti finali ad aprile, se non mi ricordo male, finanzia anche questa diverse cose, e le finanzia, io non ve le voglio elencare tutte, ma stamane stavo per esempio in riunione con un mio cliente nell'ambito digitale, e tre topic di questa call sono nel mondo del digitale. Quindi quando guardate a queste call, a questi programmi, non pensate solo che quando si parla di urbanizzazione agli architetti per la rigenerazione urbana. No, cioè veramente ci sono veramente tante cose che vengono finanziate da questi programmi europei. Non ci sono solo i programmi europei, io concluderei dicendovi che c'è anche un programma nazionale che è cofinanziato dall'Unione Europea, il cosiddetto programma Metro, si chiama Metro Plus in questo settennato, per le città medie del sud, e anche in questi programmi ci sono dei fondi per guidare questa transizione, questo sviluppo urbano sostenibile. Peraltro in quelli nazionali e anche in quelli regionali ci sono più fondi anche per gli investimenti materiali, cioè per delle attività che producono poi delle trasformazioni. Non si tratta solo di politiche, prassi e strategie che in genere vengono stabilite a livello europeo, ma nei programmi nazionali e regionali, ecco, si va di più verso gli investimenti materiali. Io qua mi fermerei, chi vuole poi approfondire. Certo, io sono poi la testimonianza pratica come azienda, che ci sono delle aziende che pensano di non poter aderire a dei progetti, a delle call, e poi alla fin fine chiaramente ci aderiscono, non solo, ma nel caso nostro attraverso Andrea e la sua attività abbiamo avuto un cofinanziamento da 5 milioni e 200 mila, quindi insomma non poi così banale. Grazie Andrea. Riccardo Nicolè, GNSS Services and Application Expert, Telespazio SPA, Space Opal. Allora, con Riccardo abbiamo approfondito due argomenti che anche qui sono sulla bocca di tutti, ma che poi alla fin fine, a partire da me, magari si conoscono meno nei dettagli, che sono il progetto Galileo e il progetto Copernicus. Io direi proprio di partire da qua, quindi come il progetto Galileo può diciamo supportare i temi del nostro talk, quindi la salute, la connessione tra le persone e la sostenibilità, così come me l'hai raccontato a me, che diciamo così è stato non solo molto semplice ma anche molto illuminante, perché hai dato dei dettagli non tecnici ma di applicazione del progetto, che insomma a me hanno fatto capire dove stiamo andando. Poi parleremo anche un po' dell'integrazione Galileo Copernicus dopo. Allora, grazie innanzitutto dell'opportunità, Giuseppe. E Galileo, possiamo dire che non è più un progetto, ma è un sistema esistente. È un GNSS, che cioè un sistema satellitare di navigazione globale, il cui capostipite e più celebre è stato il GPS. Come si differenzia Galileo dal GPS? Al di là delle differenze tecnologiche, il GPS è un sistema di navigazione innanzitutto gestito da militari e proprietà degli Stati Uniti d'America, che molto carinamente consentono ai loro alleati di usarlo.
Galileo è un sistema GNSS innanzitutto civile, completamente gestito da agenzie civili, e che è stato sviluppato con i soldi di tutti i contribuenti europei. Quindi non è proprietà di un singolo Stato membro, ma è proprietà di tutti i cittadini europei. Il servizio di navigazione offerto da Galileo è aperto a tutti, europei e non, e oltre alla navigazione di base, che è sostanzialmente analoga a quella fornita da GPS, offre una serie di servizi aggiuntivi abbastanza peculiari. Innanzitutto, da poco più di un anno è stato lanciato il servizio ad alta precisione, cioè un servizio che con un semplice upgrade di un ricevitore Galileo consente di aggiungere precisioni della posizione inferiori al decimetro. È in via di lancio un sistema di autenticazione del segnale di Galileo. Questo che vuol dire? È un aiuto in più a essere sicuri che i segnali che si stanno ricevendo, che si stanno usando per calcolare la posizione, siano effettivamente quelli reali di Galileo e non generati, per esempio, dal cosiddetto spoofing, cioè da segnali artificiali atti a creare, a ingannare chi usa quel servizio. Questo servizio, che si chiama SNMA o SNMA, è in via di lancio e anche quello è aperto a tutti e utilizza previa una registrazione, utilizza il servizio normale di Galileo, il servizio aperto. Altre cose, come per esempio un servizio di timing, quindi un servizio di riferimento di tempo molto preciso, disponibile a tutti, che nei prossimi mesi aggiungerà nuove funzionalità, e in più un supporto ai servizi di allerta preliminare, i cosiddetti early warnings, ovvero quei messaggini che possono arrivare sul telefono e che avvisano, per esempio, di condizioni meteo critiche, di catastrofi ambientali o di emergenze ad alto rischio. Normalmente questi messaggi viaggiano sulla rete mobile, ma anche Galileo farà parte di questa rete, quindi potrà distribuire questi messaggi anche a dispositivi mobili che non sono raggiunti dalla rete cellulare, ma che hanno una copertura, sono in visibilità dei satelliti di Galileo e hanno un ricevitore GNSS. Come funziona Galileo e in generale il GNSS? In due parole, poco tecniche, pensate a come navigavano i marinai prima, nell'era preindustriale. Si regolavano con il sole e con le stelle. Conoscendo la posizione degli astri e utilizzando uno strumento come il sestante e le carte, misuravano la loro posizione rispetto agli astri e calcolavano la posizione sul globo terrestre. Il GNSS e Galileo fanno la stessa cosa, non utilizzando gli astri, ma utilizzando i satelliti artificiali messi in orbita che trasmettono la propria posizione periodicamente a tutti i ricevitori. Nel ricevere questa posizione, il ricevitore è informato di questo punto di riferimento e, anziché usare un sestante, misura con strumenti molto precisi il tempo che questo segnale ha impiegato a raggiungerlo, e con delle triangolazioni, invece del sestante, praticamente riesce a calcolare la propria posizione. Quindi questo vuol dire che Galileo in sostanza non sa dove si trova l'utente. È l'utente che sa dove si trova Galileo ed è quindi in grado di calcolare la propria posizione. Quindi è un servizio assolutamente non invasivo. Galileo non spia, peraltro non dovrebbe spiare neanche il GPS o gli altri sistemi di posizionamento, per quello che ne sappiamo. Quindi vi invito a usare Galileo, a controllare se i vostri ricevitori lo possono utilizzare. Quasi tutti i telefoni mobili, i navigatori automotive degli ultimi 4-5 anni in realtà ricevono non solo il GPS, ma la maggior parte dei sistemi GNSS e sicuramente anche Galileo. Galileo offre una cosa in più rispetto al GPS, anche che, dico per ultima, che non è meno importante, cioè un centro servizi dove io e altri miei colleghi lavoriamo, si trova a Madrid, nelle vicinanze di Madrid, che oltre a analizzare e studiare i servizi presenti e futuri di Galileo, offre anche un help desk aperto a tutti, previa registrazione, dove
Si possono inviare richieste, semplici curiosità tecniche, ma anche se si è per esempio uno sviluppatore di una società che sta sviluppando un servizio basato sulla posizione, chiedere informazioni più specifiche, interfacce, dettagli, prestazioni. E lì anche quello è un servizio offerto gratuitamente dall'Unione Europea, e quindi invito ai vostri colleghi o a voi, a chiunque lavori in questo ambito, a prendere contatto. Poi nello specifico, ok, magari nella seconda parte della domanda, certo. Poi ci parli anche del fatto che Galileo non parla ma non ascolta, che era un altro concetto importante. Adesso passerei la parola a Massimiliano Pontillo, che è presidente di Pentapolis Group, direttore responsabile Eco in Città, responsabile relazioni istituzionali e partnership di Asso Benefit. Si occupa da 25 anni di ambiente, con un occhio costante ai media e alla comunicazione. Allora, a Massimiliano avevo destinato una delle domande più complesse, perché si fa parte diciamo, di come è cambiata questa comunicazione. È talmente tanto complessa che me la vado a leggere, perché neanche io me la ricordo nella formulazione, e quindi senza problemi. Quindi, lato informazione, com'è cambiato il modo di raccontare la sostenibilità? Questo mi sono posto, e se c'è secondo te una maggiore consapevolezza sul tema? Primo elemento. Possiamo dire che la sostenibilità oggi mette in contatto ed aggreghi persone, quindi esiste questa condivisione e questo valore? Secondo punto. E poi l'ultimo punto, perché mi incuriosiva, era il rapporto Ecomedia di cui ci avevi parlato. Scusa se ho fatto una domanda così lunga, ma erano tre punti che secondo me... Anche io mi sono appuntato un po' di cose, perché abbiamo 5 minuti di tempo e metto pure il cronometro, così non sgarro. Allora, intanto buonasera a tutti quanti, grazie a Comunicazione Italiana per l'invito. Sempre piacevole partecipare qui. Allora, voi intanto che percezione o che contezza avete sull'informazione ambientale nello specifico? Cioè, pensate che negli ultimi 10 anni sia aumentato la quantità degli articoli, insomma, o diciamo appunto i media ne parlano di più, secondo voi? Sì. Ecco, la percezione secondo me è molto più positiva di quelli che sono in realtà poi i dati che noi andiamo ad analizzare ogni anno attraverso, appunto, come diceva prima Giuseppe, anticipava Giuseppe, attraverso il rapporto Ecomedia. Il rapporto Ecomedia è l'unico rapporto in Italia che diciamo redige, pubblica Pentapolis Institute, che è l'istituto di ricerca che presiedo, che fa parte di un gruppo Pentapolis, che ha, diciamo, come strumenti di informazione anche un quotidiano online che è Eco in Città. Allora, l'informazione ambientale sicuramente, ecco, io me ne occupo da oltre 25 anni, ahimè, diciamo, come dicevo, sono diversamente giovane, è senz'altro cresciuta, no? In Italia in termini quantitativi. Su Anche qua si può fare molto, ovviamente, cioè i giornali non specializzati come il nostro, Eco in Città, che si occupa di questi temi e di queste questioni, ma soprattutto i media mainstream possono fare molto di più, ma possono fare perché hanno un ruolo diverso sicuramente rispetto a prima. Hanno un ruolo oltre che di educazione all'ambiente, oltre a quello di amplificare, no, i temi dello sviluppo sostenibile dell'ambiente, oggi probabilmente hanno un ruolo che, grazie alla tecnologia, alle tecnologie cambia, cioè quello di aiutare a monitorare i cambiamenti ambientali, no? Penso ai sistemi geografici informativi, ecco, e dunque consentendo questo anche una risposta tempestiva per gestire le emergenze, o anche, diciamo, in maniera preventiva a diciamo migliorare una pianificazione che può essere a medio, breve, medio termine. E sempre rimanendo in tema, no, sull'informazione green, sull'informazione sui temi dell'agenda 2030 e del Green Deal, lo scorso anno, a luglio esattamente del 2023, dunque poco più di un anno fa,
Molti scienziati italiani, tra cui Giorgio Parisi, che è un premio Nobel, il nostro premio Nobel per la fisica, ma anche Enrico Giovannini, diciamo che è un professore universitario, statista, anche politico, altri, anche Telmo Pievani, Luca Mercalli, insomma, diciamo, hanno rivolto un appello ai giornalisti italiani che voglio rileggervi. L'appello cominciava così: giornalisti, parlate delle cause del cambiamento climatico, dunque parlatene, ma anche delle sue soluzioni. Ecco, questo, diciamo, è il passo in avanti nella comunicazione giornalistica che probabilmente è mancata o c'è stata parzialmente in tanti anni. Ecco, loro dicevano: omettere queste informazioni condanna le persone al senso di impotenza, proprio nel momento storico in cui è ancora possibile costruire un futuro migliore. Ecco, diciamo, il tempo a disposizione che tutti noi abbiamo e su cui tutti noi siamo impegnati ad agire, i giornalisti, i comunicatori, le imprese, le istituzioni, in una collaborazione, diciamo, reciproca, multi-stakeholder, dunque una collaborazione pubblico-privata che deve essere sempre più attiva. Diciamo, ognuno può fare qualche cosa e dobbiamo sentirci attivi e protagonisti nel cambiamento, tutti insieme. Cioè passare dall'io al noi. Questo è anche l'altro cambio di paradigma, no? Essere, diciamo, oggi c'è una coscienza sicuramente più ampia rispetto a questi temi, anche grazie all'informazione, come dicevo prima, può fare molto di più, no? Ma manca, secondo me, un po' più di consapevolezza. Ecco, sapere, avere contezza del fatto che ognuno di noi può fare qualcosa è importante. Ecco, rispetto al rapporto Ecomedia, sono segnati alcuni dati perché così, diciamo, oltre a parlare vi do anche qualche numero. E, allora, come dicevo prima, diciamo, il rapporto Ecomedia dal 2014 è l'unica analisi in Italia che sviluppa appunto un'indagine e fotografa lo status quo dell'informazione ambientale, soprattutto, ma non solo, sui media mainstream. E questo anche perché, non soltanto per dare una fotografia a che punto siamo, ma l'abbiamo voluto fare da 10 anni a questa parte anche per stimolare i media, soprattutto appunto generalisti, affinché, diciamo, l'ambiente, che è ancora eccessivamente spettacolarizzato, cioè noi andiamo in prima pagina, no? O continuiamo ad andare in prima pagina quando ci sono le emergenze, i disastri ambientali, ecco, diciamo, un cambio di approccio anche da questo punto di vista, no? Che diciamo, ci sia una costanza maggiore nel raccontare quello che è un pilastro della nostra vita quotidiana, aziendale, di professionisti, di cittadini. Cioè la sostenibilità, anche in termini giornalistici, non è un di cui o un settore, ma, diciamo, è la rotta da seguire in ogni singola nostra azione. Non è che la mettiamo là, pensiamo a una cosa, a un progetto, un'iniziativa, ah, c'è anche l'ambiente, ah, c'è anche la sostenibilità, a quali leggi devo sottostare, a quali parametri no. E, diciamo, dall'inizio ci dobbiamo abituare. Ecco, io già ho parlato 7 minuti e ho dato pochi dati, mi dispiace. Allora, però volevo, magari parlo meno nel secondo intervento. Ecco, diciamo, la ricerca del 2023, che adesso presenteremo quella del 2024 nei prossimi mesi, ha evidenziato 1 milione di articoli pubblicati in un anno, che, diciamo, a prima istanza sembra, no, non sono tanti, 1 milione di articoli in un anno rispetto alla mole di notizie che vengono pubblicati dalle centinaia e migliaia di media, non è tanto. E tra le tematiche, diciamo, che sono emerse di più, quelle prioritarie, c'è il cluster crisi, abbiamo evidenziato, crisi
nella doppia accezione, sia di crisi ambientale sia di crisi climatica. Poi si è parlato tanto, i media hanno parlato tanto di energia, hanno parlato tanto di economia, hanno parlato tanto di biodiversità e di risorse. Ecco, per restare in tema, per esempio, sulla mobilità, di cui il tavolo, la giornata di oggi, ecco il tema dei trasporti, anche in disattesa, no, con le aspettative, perché comunque la mobilità, voglio dire, è uno degli argomenti, insomma, degli asset principali anche da un punto di vista economico, invece è quello che ha riscosso in assoluto un minor successo mediatico gli ultimi dati. Ecco, a mostrare proprio gli ultimi interessi in un mondo, ecco, che sta cambiando, ovviamente è il web, cioè i media online hanno, sono stati presenti nel 67% delle citazioni totali, appunto, seguito dalla carta stampata al 20%, il palinsesto televisivo ha parlato di ambiente nel 9% delle trasmissioni. Dunque, voglio dire, per la TV è un passo, diciamo, comunque importante, anche se siamo al di sotto del 10%, e che ha prevalso su quello radiofonico, fermo al 4%. Allora, diciamo che il nostro compito, e vado a chiudere, a vari livelli, dunque non soltanto noi giornalisti e comunicatori, sarà quello di amplificare una terminologia che deve essere sempre più chiara e corretta, no? Che tenga conto anche della complessità dell'ecosistema, no? In cui viviamo, in cui ci muoviamo. E soprattutto, come dicevo prima, enfatizzi il fatto che la sostenibilità, anche in termini giornalistici, non è un di cui, ma un fil rouge, la rotta da seguire in ogni nostro passo. Scusate. Ok, grazie Massimiliano. I tempi sono quelli della, del talk, quindi sennò saremmo volentieri ad ascoltare molto di più di quello che riusciamo a dire. Salvatore, quando ci siamo sentiti, scusa se continuo questa cosa, però mi ha molto affascinato questa università attiva, no? Questa università che fa delle cose fattive. Mi hai fatto alcuni esempi, cito gli equatori per non spoilerare niente, o i form con cui ce li racconti, ce li ripercorri, che sono stati molto, sì. Posso dire una cosa, certe volte semplici, ma proprio per questo particolarmente sì, sì. Efficaci. Grazie. Sì, gli equatori fa riferimento a un... abbiamo fatto un survey per capire quante persone vengono in auto all'università e quanti chilometri fanno. Alla fine del survey mi hanno fatto una tabellina di sintesi in Excel e gli ho detto: guardate, avete sbagliato le formule, è impossibile. E a Udine ci sono 5.000 persone mediamente che ogni giorno fanno, per andare e tornare, 40 chilometri in auto. Si tratta di 200.000 chilometri ogni giorno, cioè l'Università di Udine, che è piccola, impatta per 200.000 chilometri di auto al giorno, che significa 5 giri della Terra solo l'Università di Udine, immaginiamoci tutto il resto. Abbiamo detto: dobbiamo ridurre questo impatto, cioè dobbiamo cercare di ridurre. Allora, vi ho parlato delle biciclette, cosa abbiamo fatto? Boh, diciamo che a Udine, rispetto anche a quello che sentivo stamattina, è molto più facile, perché se voglio parlare col sindaco gli mando un WhatsApp e la prossima settimana lo vedo. Se voglio parlare con l'amministratore delegato dell'azienda di trasporto pubblico, gli mando 3 mail e dopo 15 giorni lo vedo. Qui penso, cioè in Milano, Roma, penso che sia. Allora, lì abbiamo messo in piedi se voglio parlare con il proprietario dell'Udinese Calcio, che mi dispiace per voi, per adesso è primo in classifica in campionato, ma è anche la società di calcio più sostenibile d'Italia ed è la quarta società di calcio più sostenibile d'Europa. Quindi stiamo lavorando con il comune, con la società di trasporto pubblico e con l'Udinese per fare che cosa? Per migliorare, ridurre i costi per gli studenti sul trasporto pubblico. Ci sono delle fermate che non vanno bene, le spostiamo, il comune ci viene dietro, la società ci viene dietro e dopo 2 mesi abbiamo spostato le fermate. Ci sono diverse corse degli autobus che portano alle diverse sedi, siamo riusciti a ottenere che gli studenti con un unico abbonamento possano usare tutte le linee che portano alle sedi dell'università.
vogliamo testare il carpooling, abbiamo sviluppato un'app di carpooling, tutti gli studenti e tutti i docenti hanno la stessa app, io il martedì mattina vado da Udine a Gorizia alle 8, dalle 8 alle 10 vado e torno perché faccio lezione, pubblico il mio viaggio, docenti che devono andare a Gorizia o studenti che devono venire alla mia lezione possono prenotarsi il viaggio e vengono con me. Quindi abbiamo fatto diverse di queste iniziative che hanno iniziato a ridurre effettivamente il numero di macchine presenti nei parcheggi, perché quello è l'indice più facile. Poi mi ha detto: scusa, cerchiamo di capire cosa si fa all'estero. E anche lì, per copiare, come copiamo le cose della RUS, copiamo anche quello che troviamo in giro. E lì allora abbiamo fatto un survey che obblighiamo a tutti gli studenti che vanno in Erasmus all'estero e a tutti i docenti che vanno in missione all'estero, quando rientrano devono compilarlo se hanno visto delle iniziative interessanti dal punto di vista della sostenibilità. Allora, rispetto a quello che chiedevi anche tu l'altro giorno, sicuramente le università del Nord Europa sono avanti rispetto a noi e rispetto forse a tanti altri, e ad esempio lì abbiamo copiato, stiamo cercando di copiare due cose. Prima di tutto, per esempio in Olanda tutti gli studenti viaggiano gratis su tutto il trasporto pubblico olandese, quindi se tu italiano studi a Utrecht come mio figlio, lui ha il trasporto gratuito in tutta l'Olanda, treni, autobus, corriere, qualsiasi cosa. E quindi stiamo lavorando, però e questo è complicato. Un'incentivazione pazzesca. È complicato. Poi se andate a Utrecht fate un passaggio in stazione dei treni, dove c'è il più grande deposito di biciclette del mondo, 12.500 biciclette tutte messe a posto, che tu arrivi la mattina, la metti lì, poi arrivi la sera, QR code e te la porti via. Negli Stati Uniti noi siamo, come RUS, siamo collegati alla rete dell'Università per la Sostenibilità del Nord America, sono veramente molto indietro. Ho sentito parlare con grande enfasi della raccolta differenziata in alcune università, quindi sono veramente indietro, però un paio di cose le abbiamo copiate. Cioè, c'è una cosa che sto cercando di portare con grosse difficoltà. In UCLA, se voi arrivate al parcheggio dell'università da solo, pagate $10 al giorno, se arrivate in due paghi $5 al giorno, se arrivate in tre paghi $3 al giorno, se siete in quattro non paghi il parcheggio. Questo è un modo per ridurre, non è una cosa complicata da fare, perché il sistema che ti riconosce la webcam, quante persone ci sono dentro, ormai sapete, tecnicamente è banale, e questo è un sistema facile da importare. Poi sappiamo che da noi ci saranno le persone che si vendono a un caffè per montare in macchina 100 metri prima del parcheggio, però vabbè. C'è la fila di quelli che dei caffè sarà una nuova occupazione, vabbè. È una nuova occupazione. E poi ecco, e qui chiudo, stiamo facendo n altri progetti, lavoriamo con la società di vending, noi abbiamo decine di migliaia di caffè al giorno, abbiamo fatto in modo che le macchine che erogano il caffè possano essere utilizzate anche con la propria tazza, abbiamo fatto tutta una serie di iniziative per ridurre l'impatto della nostra università. Stiamo dismettendo le auto a carburante e le stiamo sostituendo con macchine, con auto elettriche, nell'ambito di un accordo, di un progetto proprio europeo che ha vinto la regione e che sta sostituendo con auto elettriche il parco macchine di tutti di tutte le pubbliche amministrazioni della regione. Per questo ti dicevo cose che sembrano semplici nell'identificarle, più complesse sicuramente nel gestirle, però poi alla fine i risultati sono questi. Quando mi hai parlato di questi 5 giri della terra risparmiati, questo vuol dire che se il singolo fa una cosa, la massa fa 5 giri della terra gratis, una cosa fantastica. Grazie mille. A voi. Tommaso, io affronterei ancora un po' il tema della smart road, della sicurezza, della connessione delle persone, che era una cosa che mi aveva molto interessato. Ho scherzato, i pali neri, i colorati, però poi alla fin fine questo sistema che ti permette di scambiare dati molto velocemente e di aggiornare i flussi, insomma, secondo me vale la pena ancora di puntualizzarlo prima di andare a casa. Sì, quindi come dicevi giustamente si parla di connessione fra tutti, come si dice, gli stakeholder, no, della strada in questo caso, o dell'area urbana o della smart city. Ripeto, connessione e scambio dati non finalizzata
diciamo, alla profilazione, no? Come tutti subito ci immaginiamo, ma scambio dati finalizzato alla condivisione, cioè a quella che si chiama precognition, no? Quindi per fare in modo che, sapendo i dati raccolti dagli altri, messi tutti insieme e in questo caso, come ci dicevamo, elaborati a dovere, ovviamente nella maniera poi più automatica possibile, quindi si va nella big data analysis, riuscire a dare un beneficio a tutti, in termini quindi di, ripeto, attraverso sulle strisce ho il mio sensore wearable, non solo si accendono le luci, vengono avvertite tutte le macchine in prossimità che sto attraversando, quindi si evita anche i vari tamponamenti o quello che supera, perché magari uno rallenta proprio cercando di andare a prendere il suo caffè al posticcio. Esatto, e sono quindi anche in quattro in macchina. No, e quindi diciamo, no, in questo caso viene condiviso il fatto che una persona sta attraversando fra tutti i veicoli per la sua sicurezza. Lo stesso, appunto, se uno attraversasse fuori dalle strisce, una frenata di emergenza, e si condivide questa informazione per evitare i tamponamenti. Ripeto, per l'inquinamento si può fare molto di più di quello che oggi si fa con Google, no? Google alla fine sa più o meno dove siamo, sa io dove devo andare, e in base a quello mi consiglia il percorso magari a minor traffico. In questo caso, ricorrendo ovviamente a algoritmi complessi, sapendo molto di più, quindi con tutti i dati disponibili, possiamo gestire veramente interi flussi di traffico per indirizzare non solo il singolo, ma gruppi più o meno eterogenei, quelli necessari sulla strada per evitare le code, traffico, reindirizzare, no? Quindi quando ci si diceva, ora si parla anche di lean thinking, qui sarebbe un lean thinking automatico, cioè scambiando i miei dati qualcuno si occupa per me di diminuire il mio stress alla guida, per esempio nelle condizioni, perché diciamo nello scambio dei dati c'è sempre un po' questa preoccupazione di questi dati, esatto, che ci vengano rubati, certo. Ma in realtà di quali dati stiamo parlando? Stiamo parlando di dati che servono solo alla viabilità, non, sì, ci sono dati sulla persona, anzi, non ci sono dati, certo, sul conto economico, sulla salute, ecco. Poi stiamo parlando di flussi di dati enormi, quindi non si va poi molto nel merito del singolo, però pensiamo a tutto quello che riguarda il monitoraggio, che ne so, dei trasporti delle merci pericolose, no? Certo. Si può andare anche non deve essere un segreto che ci sono delle merci pericolose o un trasporto eccezionale sulla strada. Ecco che lì però, ripeto, si parla di smart city dove poi ognuno di noi è connesso con tutto, ma in questo caso, ripeto, i dati non sono quelli che acquisisce Meta, insomma, intendiamoci. Certo. Per esempio l'altro giorno a Roma c'è stato un problema sulla Tiburtina, c'era metà della città completamente vuota e metà della città completamente intasata. C'è chi ha girato, certo, per un percorso di un chilometro in 5 minuti e chi ci ha messo 3 ore e mezza. Questo sarebbe stata una soluzione. Però unica. Quindi, capisci, l'idea anche che io ho in testa è quella proprio di una piattaforma, certo, scalabile, cioè l'idea, e poi si parlava qui in questi tavoli, no, del discorso dell'interazione con le pubbliche amministrazioni, che è più complessa rispetto magari a un'interazione puramente tra privati. Qui è ovvio che siamo in uno di questi casi, ma l'idea è proprio quella di andare dai comuni per offrire una piattaforma scalabile, cioè inizi con un pezzettino che poi aumenti, aggiungi semafori, aggiungi strisce, aggiungi tutto quello che ti pare, in un universo che quindi sarà fatto di iniziative anche del singolo, delle applicazioni più disparate. Quindi è veramente una piattaforma operativa, perché questi dati servono a tutti, anzi bisogna automatizzarne l'analisi, no? Perché proprio perché sono così tanti dati, diciamo l'intervento umano di analisi sarà poi ridotto al minimo, sarà più un intervento strategico sul cosa fare più che l'analisi del dato, che però è il vero valore aggiunto di tutto questo. Grazie, grazie mille. Andrea, sei un editore ma sei anche un consulente. Come sta cambiando il ruolo del consulente in Europa? Dunque, faccio questa domanda perché Andrea si occupa di temi
internazionali, sì. Chiamiamoli così, e quindi è una testimonianza importante di un ruolo che cambia. Sì, e me, oltre, diciamo, nasco anzi prima come consulente, poi ho avuto la magurata idea di, di fare un portale di informazione dedicato a tutto questo mondo dei finanziamenti. Dunque, ci stanno due cose che attualmente caratterizzano il mondo della consulenza in generale, il mondo economico produttivo. Uno è la complessità, sta aumentando in maniera esponenziale insieme alla competizione. Cioè abbiamo questi due fattori che stanno ovviamente impattando su tutto il mondo dell'economia, delle aziende, delle organizzazioni e anche degli enti pubblici. Quindi il bravo consulente deve essere in grado di lavorare su questi fronti, e quando parliamo della consulenza nel mio ambito, che comunque è una consulenza abbastanza ampia, perché quando parliamo di progetti di investimento che devono essere supportati da finanziamenti europei, nazionali o regionali, stiamo parlando di progetti, specie se hanno una certa dimensione, che hanno molti aspetti che devono essere seguiti, certo. Quindi è necessario quantomeno avere un minimo, una conoscenza allargata di tutto quello che ci si aspetta, e poi saper coinvolgere i vari esperti dei vari settori. Però ecco, per lavorare bene su questa complessità e con questa competizione, io ormai dico che ci sono due tipi di consulenti: quelli che lavorano solamente sul bando quando esce e hanno anche loro, portano anche loro a casa dei risultati. Poi ci stanno i consulenti che invece lavorano a monte, cioè che lavorano sulla conoscenza delle politiche, dei programmi da cui dipendono i bandi o le gare. E chi lavora in questo modo e chi è che sa anche che è anche in grado di influenzare queste politiche e questi programmi, porta generalmente molti più fondi a casa. Io faccio un esempio molto banale: ci stanno le consultazioni, cioè tutti gli enti che gestiscono questi fondi pubblici ormai fanno delle consultazioni per decidere che cosa finanziare e come finanziare. E noi questa è una notizia che diamo sempre, perché purtroppo chi partecipa a queste consultazioni spesso sono soggetti, non faccio nomi e non faccio esempi più, che non riescono a portare quelle che sono le vere esigenze dei settori produttivi, dei settori economici, dei territori su cui poi bisogna intervenire. E questo è un problema, perché poi i soldi che vengono spesi in maniera più lenta, hanno un impatto minore e quindi non si hanno i benefici desiderati. Quindi il mondo della consulenza deve andare soprattutto verso una maggiore qualificazione. Molti fondi pubblici sono anche destinati a aumentare queste skills. Anche noi facciamo della formazione dedicata a questo mondo, e io dico sempre che quando volete lavorare con i finanziamenti non c'è bisogno solo del consulente, c'è bisogno anche di implementare all'interno della propria organizzazione, certo, almeno certo, una o due figure, certo, in grado di supportare il professionista che poi uno ingaggia per portare avanti il progetto. Penso che questo sia fondamentale, perché altrimenti poi non si riesce a dare supporto al professionista. Esattamente. Grazie Andrea. Riccardo, avevamo spoilerato prima, ci avresti raccontato un po' la connessione tra Galileo e Copernicus come mobilità vista come servizio, quello che i bravi direbbero il MaaS. Raccontaci un attimo. Galileo, diciamo che insieme con Copernicus è un mattoncino nel discorso della smart mobility. È sicuramente, non può fare tutto lui, ma può diventare una componente fondamentale. Per esempio, Tommaso parlava di una possibile piattaforma che integrasse questi servizi di smart road e altri servizi di smart mobility. È proprio una call Horizon che si è chiusa l'anno scorso, ha dato inizio quest'anno al progetto Julia, che cerca appunto di creare un paradigma, più che una piattaforma, di servizi di smart mobility completamente integrati, che vedano al centro magari non l'automezzo o il mezzo pubblico, quanto proprio l'utente, la persona, in maniera proprio completamente seamless possa usufruire di tutti i servizi legati in qualche modo alla mobilità, ma non solo, in ambito cittadino.
è stata vinta da, da 13 partner, non l'Italia, non mi sembra, sicuramente Slovenia, Grecia e Belgio. E Galileo, per esempio, in una delle attività di questo progetto viene usato per le sue performance di precisione e di resilienza e di affidabilità, grazie al servizio appunto di autenticazione, per rendere più sicure le piste ciclabili rispetto a ipotetici automezzi a guida autonoma. Quindi aumentando la sicurezza, anche affidandosi non solo alla precisione, anche alla possibilità che i segnali di Galileo sono più resistenti a eventuali disturbi, e quindi aumentano la sicurezza per il ciclista e per chi usa il sistema guida autonoma. Altri esempi sono anche, non so se conoscete Praga. Sapete che i tram a Praga sono fondamentali, perché non esiste una via del centro di Praga che non sia almeno attraversata da una linea di tram, e dal 2019 tutti i tram di Praga sono equipaggiati con ricevitori Galileo di cui utilizzano la maggior precisione. Oltre ovviamente a gestire tutti i servizi per l'utente di paline automatiche, tempi di arrivo, eccetera, i dati di posizionamento di tutti i mezzi ferrotranviari di Praga, che sono moltissimi e coprono quasi tutto il territorio, vengono poi utilizzati dalla stessa azienda di trasporti per fare analisi della linea, dello stress, dei punti in cui magari i tram vanno troppo veloci, quindi si preparano a intervenire in quel punto, ovvero a monitorare i punti più sensibili anche per la sicurezza, quindi un doppio vantaggio. Dati che, come sempre diceva Tommaso, poi possono essere resi tranquillamente disponibili, sono comunque dati aggregati che non dicono nulla sul singolo mezzo tranviario o ancor di meno sul singolo passeggero, ma che danno una descrizione molto, molto utile della situazione del trasporto pubblico a Praga. E dove entra Copernicus? Copernicus è un sistema che si basa su satelliti di osservazione della Terra, ma non gestisce direttamente questi satelliti, gestisce i dati che producono e li mette a disposizione degli utenti. Anche questi sono dati assolutamente gratuiti, a cui potete accedere registrandovi sul sito di Copernicus, e sono dati geodetici, atmosferici, meteorologici, di tutti i tipi. Sono liberi per essere elaborati e integrati con altri dati. Ora, magari su un territorio cittadino i dati di osservazione della Terra sono meno significativi, perché diciamo abbiamo osservazioni direttamente on ground, quindi non c'è bisogno magari di ricorrere al satellite, però penso per esempio alle aree circostanti, per esempio alle zone di confine fra il centro urbano e le periferie, dove vengono gli scambi, dove poi uno può pensare di identificare le zone dove mettere le infrastrutture, i punti di scambio, i parcheggi, cose di cui si è parlato oggi, e anche questi possono essere comunque messi a sistema con i dati ottenuti dai sistemi di posizionamento dei vari servizi pubblici. E come sa chi lavora con i big data, si possono fare degli studi che molto rivelatori di quello che è il comportamento della comunità, come pianificare i servizi e come pianificare e prevenire anche problemi urbani, urbanistici, che poi abbiamo sotto i nostri occhi ogni giorno qui a Roma, per esempio. E Galileo, appunto, come dicevo prima, è un sistema che dà il dato di posizione, non lo guarda, non spia, non ascolta, parla, ed è comunque proprietà di tutti noi, e quindi diciamo dovrebbe darci un po' più di fiducia magari rispetto a altri servizi che giornalmente usiamo, senza preoccuparci troppo della nostra privacy o delle conseguenze di comunicare questi dati pubblicamente. Quindi magari invito anche, visto che abbiamo organi della stampa, magari quando capita di parlare di queste cose, ricordate ai cittadini che esiste Galileo e che è nostro. Ottimo, grazie mille. Massimiliano, siamo proprio in chiusura. Suggerimento accolto. E abbiamo parlato di Agenda 2030 quando ci siamo sentiti, proprio degli accenni
Sì. Degli accenni, perché il tempo è tiranno e diciamo abbiamo anticipato la prima domanda. Degli accenni, dove siamo proprio al volo come Italia? Beh, allora, intanto l'Agenda 2030 è appunto un documento che è stato redatto, come sapete, immagino voi tutti, nel 2015 a Parigi da 193 stati dell'ONU, appunto appartenenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite. E diciamo così, oggi siamo più o meno a metà percorso, no? Ovviamente parlo dell'Italia, non del sistema pianeta globale, eccetera. E chiaramente, diciamo, l'Italia è sotto gli occhi di noi tutti, no? Siamo un po' in ritardo rispetto agli impegni presi in quella sede. Ecco, diciamo, dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, l'ultimo rapporto dell'ASVIS, che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che ogni anno appunto pubblica un rapporto, 8 dei 17 hanno diciamo un livello, appunto presentano diciamo dei miglioramenti. Per 6 dei 17 obiettivi la situazione è peggiorata e per 3 la situazione è stabile. Ma diciamo che, voglio dire, no, noi lo vediamo nella vita di tutti i giorni, no? Come ci vestiamo, come ci muoviamo, cosa mangiamo, eccetera, eccetera, no? È chiaro che, voglio dire, non bisogna essere disfattisti, no? Anche nel racconto, perché sennò, voglio dire, non mettiamo le persone, noi cittadini, nelle condizioni di essere protagoniste anche in un momento di transizione, di accompagnamento al cambiamento che deve essere territoriale, poi del sistema pianeta. Però è chiaro che insomma dobbiamo un po' accelerare. Ecco, l'Italia rispetto a quello, per esempio, che è l'Unione Europea, sta, come dicevo, non ha imboccato in maniera, diciamo così, convinta e concreta il percorso dello sviluppo sostenibile, ma soprattutto non ha maturato una visione d'insieme delle diverse politiche pubbliche, no? Sia e parlo della dimensione sociale, della dimensione ambientale, della dimensione economica, della dimensione istituzionale. Ciò appunto non è che non vuol dire che non siano stati fatti passi in avanti o che non ci siano eccezioni positive anche all'interno della comunità imprenditoriale, ma sono passi ancora oggi sicuramente insufficienti e bisogna fare di più. Va bene, grazie. Sicuramente bisogna fare di più. Importante sapere che intanto. E avere la consapevolezza, ecco, che certo, ognuno di noi, come dicevo prima, può aggiungere un granello. L'importante è sapere che siamo parte di un progetto in cui anche il nostro singolo può fare delle cose. Insieme possiamo sicuramente cambiare. Io vi ringrazio, ringrazio tutti. Sono stati 5 punti di vista diversi, anche per industrie diverse, e quindi molto contento di aver ascoltato, e penso anche tutti coloro che ci hanno sentito. Grazie, arrivederci e grazie. Grazie. Grazie.